Hyperloop è un nuovo modo di trasporto. Immagina una capsula molto simile a un aeroplano senza le ali, con dentro persone o merci, che viaggia all'interno di un tubo molto veloce, praticamente alla velocità del suono. Dentro questo tubo creiamo un vacuum, quindi abbiamo delle pompe che tirano fuori tutta l'aria, così che la capsula può andare molto veloce senza incontrare alcuna resistenza. La capsula levita tramite un sistema di levitazione passiva che è stato sviluppato qui in California da Lawrence Livermore Labs, e tutto è alimentato tramite energia alternativa, quindi abbiamo pannelli solari sopra il tubo, usiamo il vento, usiamo l'energia cinetica, il regenerative braking, e dipendente anche dal clima del geotermale. Idealmente, ovviamente dipende un pochettino da dove lo mettiamo, possiamo produrre più energia di quella che usiamo. L'idea non è nuova, infatti ci stiamo pensando da secoli. I primi tentativi sono stati già nel 1800. Il primo brevetto per un treno dentro un vacuum è stato fatto nel 1904. È stato nell'agosto del 2013 che Elon Musk ha proposto l'Hyperloop come un'alternativa al treno di alta velocità. Il più grosso problema che abbiamo nel trasporto oggi è che non funziona, non fa soldi. Quindi tutti i mezzi di trasporto, specialmente quelli sui binari, quindi la metro e il treno, dipendono dai fondi del governo, quindi dalle tasse. Hanno delle sovvenzioni, e queste sovvenzioni ovviamente potrebbero essere utilizzati meglio nella scuola o magari negli ospedali. Quindi noi crediamo o sappiamo che con la nuova tecnologia, con l'innovazione, possiamo creare del meglio, possiamo creare un sistema che ha un senso economico. Hyperloop perché la capsula è all'interno di un vacuum e quindi consuma molto poca energia e produce la sua energia a un costo di operazione molto basso e può essere può guadagnare dei soldi nell'arco di 8 a 12 anni. Elon Musk ha proposto questa idea nell'agosto 2013 e ha detto che lui era troppo impegnato con Tesla e SpaceX e quindi voleva qualcun altro che lo faceva. Io in quel momento ero parte di un incubatore senza scopo di lucro che era fondato dalla NASA, e noi stavamo lavorando su un nuovo modo di come creare un'azienda. Se ci pensi, oggi facciamo tutto quanto online. Puoi comprare i tuoi vestiti, la lavanderia, il tuo cibo, puoi trovare il tuo fidanzato, fidanzata online. Negli Stati Uniti puoi essere pure divorziato online. Ma quando si parla di creare un'azienda è praticamente sempre una cosa che funziona molto offline. Sono due amici che sono seduti da qualche parte in un bar e che stanno parlando del grosso problema che devono risolvere. Poi iniziano, sei mesi dopo si rendono conto che questo problema enorme che loro stavano provando di risolvere è uno che ce l'hanno solo loro e nessun altro. E quindi chiudono l'azienda. La maggior parte delle aziende fallisce o la gente smette di lavorare perché non hanno abbastanza esperienza o non conoscono bene il mercato. Adesso se tu avresti 1, 10, 100, 1000 persone che hanno la stessa passione che hai tu, che ti aiutano, che ti danno le loro idee, le loro oneste opinioni, i loro contatti, tu potresti creare un'azienda molto più di successo. Quindi noi abbiamo creato una piattaforma e l'abbiamo lanciato nell'agosto del 2013, intorno allo stesso tempo che Elon Musk ha proposto l'idea dell'Hyperloop. Quando io ho sentito che lui era troppo impegnato con Tesla e SpaceX, abbiamo chiesto permesso di metterlo sul sito
l'abbiamo postato e abbiamo chiesto alla nostra comunità. Lo dobbiamo fare, questo progetto? E non solo ci hanno detto sì, fatelo, ma hanno detto io voglio essere parte. Quindi abbiamo creato un piccolo team e abbiamo detto tutti quelli che ci vogliono, che si vogliono aggiungere, che vogliono lavorare in cambio di opzioni nella società con un minimo di 10 ore lavorative a settimana, mandateci il curriculum vitae. Ci hanno mandato più o meno 200 applicazioni, abbiamo avuto un team di più o meno 100 ingegneri e abbiamo lavorato sullo studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità è stato finito nel dicembre del 2014 e oggi abbiamo più di 800 persone in tutto il mondo, più 40 aziende, alcuni leader nel loro settore, che lavorano nella stessa maniera, tutti per una parte dell'azienda.